Il Museo e i Giardini di Pitagora è sempre una realtà itinerante che non si è fermata nemmeno davanti ai fuochi che sono stati accesi su queste colline. E la frase che usiamo noi, che è quasi un dogma per noi, un imperativo, è pazienti e ostinati. Quindi né fuochi, né procedure burocratiche, né invidie, né bassezze, c'è un noi che vince. Il Museo Giardini Pitagora, da quest'anno anche capocolonna, c'è un noi che vince. Qua c'è una squadra completa, articolata, complessa, che vince le sfide che si pongono davanti. Come avete vissuto quel giorno del 25 luglio? E con grande rammarico, perché ovviamente sono incendi dolosi, incendi che minano, diciamo, vogliono minare questo ecosistema, lo fanno apposta ogni cambiar di vento che esiste, sono dei professionisti, io li ho apostrofati come assassini, assassini dell'ambiente, ma anche per quella volta, quel giorno lì, abbiamo rischiato grosso. Giovanni, il nostro custode, si è sentito male per i fumi che insomma, ha respirato e siamo dovuti andare in ospedale. Però questa cosa non ci ferma, non dico che siamo abituati, però sicuramente siamo forti e coesi. Il premio Porta d'Argento diventa itinerante per il legame con il territorio regionale, partendo dalle Castella, abbracciando personalità pubbliche e private, artisti e scrittori. Insieme al premio Poseidon di giovedì 7, venerdì 8 il premio Porta d'Argento e il secondo appuntamento al Museo di Pitagora, Porta d'Argento, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato. L'edizione 2023 della Settimana della Cultura, promossa dall'Associazione Leonardo da Vinci delle Castella, apporta novità nella sua 8ª edizione. Sì, allora, la Settimana della Cultura ha sempre cercato di mettere in risalto gli artisti e le personalità e le eccellenze calabresi. Questo premio Poseidon, dedicato al mare, è un premio che vuole dare riconoscenza alle personalità e alle associazioni che si impegnano nella tutela del territorio, del mare e dell'archeologia. Quest'anno però ha una vertenza particolare, perché partendo dal naufragio disseccato di Cutro abbiamo voluto mettere in risalto l'operosità e la collaborazione tra le istituzioni e le associazioni di protezione civile. Un passato glorioso tra le righe, con questo premio, la Porta d'Argento, che diventa itinerante. Diventa itinerante, sì, e varca i confini del comune, approda in una delle città magnifiche della Magna Grecia, ecco perché il passato tra le righe, perché l'eccellenza che premieremo con la Porta d'Argento di Michele Affidato e Gianluca Facente, scrittore e studioso originario di Crotone. Non dobbiamo mai dimenticare il passato da cui arriviamo.